Vittorio Brumotti mi ha chiesto di inviargli un video messaggio raccontando un po' la mia esperienza di questo periodo di isolamento qui a Dubai, da pubblicare sulle sue stories. Innanzitutto per avermi dato la possibilità di condividere la mia esperienza. E ho deciso di sviluppare un po' questo tema e farne un video ad hoc per il mio canale YouTube. Ed eccoci qua quindi. E innanzitutto precisiamo che ho utilizzato il termine quarantena in quanto quello più diffuso, anche se in maniera impropria, perché col termine quarantena si identifica un periodo di isolamento forzato per contagiati o sospetti contagiati che non possono avere contatti con il mondo esterno. Quindi noi di fatto in questo periodo non siamo in quarantena come tutti si definiscono, ma siamo in un isolamento preventivo per contenere il contagio, per contenere la pandemia. Se tu fossi veramente in quarantena non potresti andare a fare la spesa, ok? Detto questo, come si vive questo periodo di isolamento qui a Dubai? Qui abbiamo iniziato in maniera graduale, quindi non c'è stato uno shock nel dire da domani tutto chiuso. Hanno iniziato a chiudere prima varie facilities, quindi le piscine, le palestre e altri luoghi di aggregazione. Poi hanno chiuso le spiagge, che invece all'inizio erano comunque aperte. Poi hanno avviato un programma di sterilizzazione per 3 giorni a cavallo del weekend, per cui durante questi 3 giorni, durante la notte, dalle 20 di sera alle 6 del mattino, c'era il coprifuoco, non potevi uscire. Hanno quindi esteso questo programma per altri 8 giorni. In questi 8 giorni hanno chiuso i centri commerciali, ad eccezione dei supermercati all'interno degli stessi. Quindi tutti i negozi che non fossero il supermercato all'interno dei centri commerciali erano chiusi, ma potevi comunque andare al supermercato di turno per andare a fare la spesa, per comprare altre cose. Qui all'interno dei centri commerciali, in ogni centro commerciale c'è questo grosso supermercato dove comunque trovi di tutto, anche gli elettrodomestici o altre cose, quindi non compri solo cibo. Riesci a servire comunque non solo le prime necessità, ma anche qualcosa in più. Dopo questi 11 giorni di lockdown parziale, quindi solo notturno, è arrivata la comunicazione che 24 ore su 24 per 2 settimane non si poteva uscire di casa, e oggi siamo ancora in questa fase. Come la sto vivendo? Io tutto sommato sto cercando di prendere l'aspetto positivo di questo periodo, quindi passo sicuramente molto più tempo con la mia famiglia, cerco di continuare a lavorare per quello che riesco a fare da casa. Facciamo comunque tante attività in casa, quindi non stiamo qui a guardare la televisione dalla mattina alla sera, cerchiamo comunque di tenerci attivi. Io personalmente continuo ad allenarmi, anche se ovviamente ho dovuto modificare il piano di allenamento, continuo a seguire un regime alimentare controllato in attesa ovviamente di tornare a correre. 3 sono gli aspetti principali che mi hanno colpito di questo periodo. Il primo, il rispetto delle regole. È stato sufficiente inviare un messaggio sugli smartphone di tutti con l'invito a restare a casa, e dal giorno dopo vedevi le strade di Dubai completamente deserte. Io ho avuto modo di scattare delle foto dal balcone, da cui vedo anche la spiaggia, o mentre andavo a fare la spesa, e non vedi una persona in giro, o comunque molto poche. Ovviamente anche qui c'è la persona che deve andare a lavorare perché lavora in un settore vitale, o c'è il furbetto, quello ci sarà comunque sempre ovunque, ma l'impatto è stato veramente veramente forte. E anche a me è stato capitato di essere fermato dalla polizia, dove ti invitano ad andare a casa e le persone qui stanno ad ascoltare, perché qui non solo non si scherza, ma si vive talmente tutti, diciamo, con un certo relax, che se ti dicono di fare una cosa tu la fai, per un discorso di rispetto delle regole. Numero 2, il flash mob. I primi giorni, da quando è iniziato questo coprifuoco, alle 8 di sera le persone hanno iniziato a uscire sul balcone a gridare, urlare e manifestare in qualche modo la propria vicinanza col personale medico impegnato in questa battaglia, in questa emergenza. Thank you.
so che hanno fatto tante iniziative così anche in Italia, ma se è scontato o può essere scontato che in Italia le persone escano fuori dal balcone e cantino l'inno italiano, non è scontato in un paese dove vive oltre l'85% di popolazione che viene da fuori, i cosiddetti expat, e dove convivono oltre 200 nazionalità. Quindi ho vissuto uno spirito comune mondiale, ecco, di persone da tutto il mondo. Questa è una cosa che mi ha colpito molto. E numero tre, l'efficienza. Efficienza che non vuol dire perfezione. Anche qui fanno errori, non sono esuli da errori anche qui, ma il giorno dopo il lockdown c'era la possibilità, attraverso un sito predisposto ad hoc, di poter richiedere il permesso per andare fuori. Ovviamente puoi andare fuori per motivi medici, per emergenze o per andare a comprare cibo o altri generi di prima necessità. Oppure se lavori in un settore considerato vitale puoi fare comunque la richiesta. Quindi vai su questo sito, inserisci i tuoi dati, dichiari il percorso, dichiari il motivo per cui stai uscendo, che sia lavoro in un settore vitale, che sia per andare a fare la spesa, che sia per andare a fare una visita medica o andare in ospedale, e dopo 10-15 minuti ti arriva una risposta da un sistema di intelligenza artificiale che ha analizzato la tua richiesta. E ti arriva un SMS sul cellulare che ti invitano a memorizzare, in modo tale che se ti dovessero fermare lo puoi far vedere. Se tu stai, devi dichiarare anche il modo in cui ti muovi, se ti muovi a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o con l'auto. Se ti muovi con l'auto devi inserire anche la tua targa, perché da questo momento, cioè da quando è stato attivato il lockdown, quando esci gli autovelox in automatico fanno la foto a tutte le auto che passano, tutti i veicoli che passano. Se la tua targa era preventivamente registrata non ti arriva la multa, se non era registrata ti arriverà la multa. Quindi è tutto questo organizzato nel giro di 24 ore. E voi come state vivendo questa esperienza? Raccontatemi un po' le vostre esperienze nei commenti qui sotto. E speriamo che questo periodo passi presto. Ma salamà!